Buonasera, benvenuti in questa nostra rubrica che oramai non so se si può definire ancora la rubrica dei Dimeri perché Francesca lo sentì dall'altro giorno in una conference call col Minotauro, erano in questo labirinto che si divertivano come due matti, no? Giocavano a freccette, a bocce, a birilli e si facevano la ceretta ai baffetti, giocavano a ruba marcetto, si divertono così, ecco, sono due creature ingenue, no? Che vivono in questo mondo di fantasia, torno a dire, un pochino l'invidio, no? Di questa loro realtà così festosa, allegra, senza pensieri, no? Però mi corre l'obbligo di ritornare alle questioni urgenti e pressanti perché sono stata sollecitata a trattare della questione amorosa, no? Tra gli hombres e le mujeres, ma mi è stato chiesto di parlare anche dei hombres, non solo delle mujeres. Però io dico, già come donna facevo fatica, ho preso appunti e sono una donna, no? Figuriamoci dei maschi cosa posso dire, non li conosco mica tanto. Quindi se rischiamo di cadere nella sagra delle banalità, quindi va bene così, sappiatelo prima, io vi avviso, no? Che vi offro queste primizie di stupidaggini per i vostri palati esigenti e sopraffini. E quindi cosa vi posso dire? Io se penso al maschio penso delle volte al regno vegetale, un ortaggio, no? È vero, nel mondo ortofrutticolo si sprecano le metafore a sfondo sessuale, lo so che tu mi pensi subito al cetriolone, la zucchina, la banana da spulciare e va benissimo così, è una dimensione molto divertente, giocosa dell'amore erotico, no? E mi piace moltissimo questa cosa, questo fuoco della passione virile che è l'ormone imperante che spinge, no? È molto bello questa cosa, no? Che ci piace questo turgore virile, però ci piace anche un attimino questa dimensione un po' tipo di carciofo, no? Che a volte voi hombres avete, nel senso che siete spinosi fuori ed ecco che mi parte il primo lugar comune, il primo luogo comune apposta per voi, e dentro però, oltre queste spine esteriori di difesa della vostra virilità, maschilità, tenete un cuore tenero come il carciofo che è così buono, commestibile, lo mangeremmo tutti. Però vi posso anche dire che delle volte invece mi sembrate un po' come dei ravanelli, o meglio che siete un po' piccoli, chiusi nel vostro pensiero, no? Così? Oppure peggio, scusate, come delle zucche, no? Che certe cose proprio non le potete capire, certi messaggi inequivocabili che la donna vi invia, che quando dice sì e no, quando dice no e forse, quando dice forse sì, è chiarissimo, non vedo qual è la difficoltà a capirsi, no? Siete come delle zucche che, perdonatemi il paragone letterario molto alto, ma del resto siamo qui, spendiamo queste parole per una biblioteca, quindi mi sembra giusto alzare il livello dell'asticella, dicevamo, che certe volte mi pare che Patrick Stella di SpongeBob e Einstein di come capisce le cose. Però basta di queste offese, di H, B, Moby Dick che si perseguitano tutta la vita, che lo so che certi maschi, lo sento, che pensano che la canzone che più rappresenta la loro donna ideale sarebbe la musica di John Cage 4 e 33. Io vi invito ad andare a ascoltarla e poi ditemi se non ho detto una cosa vera. Almeno una ogni tanto mi sembra di indovinarla. Ma lasciamo stare questo discorso retorico come sempre. Io vi vengo a dire che secondo me però l'ombre può essere paragonato a un libro, no? Che noi li amiamo gli uomini come amiamo i libri della biblioteca, no? Che ce ne sono di tanti tipi, no? Ci stanno quelli con la copertina ricciuta, scritti piccoli piccoli, abbastanza chiusi in se stessi, indecifrabili, è veramente un'impresa di capirli, no? È un'esplorazione, un lavoro quasi di capire certe ombres. Oppure ci sono quelli che se hanno tutta questa copertina patinata, molto fascinosa, molto bella, con queste pagine lisce, lucide, meravigliose da guardare, no? Che tu quando le sfogli poi ti danno quei taglietti fastidiosi che non te seguiscono più, no? Questi uomini un tantino autoreferenziali, no? Mi viene da dire che dopo 3 ore che gli hanno parlato dello scassandosi los zebedizos, che non so mai dirlo, ti domandano, ti dicono, ma no, ma basta parlare di me, parlami di te, cosa pensi di me? Ecco, stiamo attenti perché noi ci facciamo spesso affabulare da questa cosa, ci facciamo cadere in un tranello tremendo, come spesso capita che cadiamo anche in un altro tranello, noi ingenue donne che siamo veramente delle creature certe volte. Che noi vediamo la copertina di un Dylan Thomas, di un profondo pensatore, questo maschio che si presenta come un intellettuale, che riflette, che ragiona sulla vita, che dispensa saggezza e invece poi andiamo a vedere dietro la copertina ci ritroviamo un J-Ax, che adesso niente da togliere a J-Ax, però
non mi lamentar di essere una cosa quando sei un'altra. Allora a questo punto tanto vale prendersi un libro dei comics, dei fumetti, no? Che ti fa sorridere, ti fa ridere, non ha pretese di dirti niente di speciale, però intanto ci passi del tempo leggero, ilare, e stai bene nella tua interiorità. Ma secondo me, vi posso dire un segreto, l'ombra ideale di una mujer dovrebbe essere racchiudere in sé tutta una biblioteca, ma questa è una cosa abbastanza difficile. Però c'è un buon compromesso. L'uomo dovrebbe essere come un dizionario che dalla A alla Z la donna può trovare tutto quello che ci serve. Adesso vi faccio un lungo elenco delle lettere dell'alfabeto, saltando quelle straniere, perché non saprei che cosa avvicinarci insieme. E quindi il libro ideale della mujer, per venire a una specie di riassunto, è il dizionario. Dalla che dove può trovare tutto quello che cerca. Dalla A, di amante appassionato, B come bischero burlone, C come cucciolotto teneroso che ci vuole anche un po' di tenerezza, D come domestico, non nel senso di animale domestico, ma nel senso che ci aiuta a fare le cose di casa, E come elettricista che ci aggiusta le cose se si rompono, F come fruttivendolo, no? Che mi dà l'ortaccio di qui sopra, no? C come giocoliere, soprattutto quando la mujer fa rompere un po' le palle all'ombre, gli girano un pochino come un giocoliere, no? Io come intellettuale che ci posso parlare di cose profonde, ontologiche, di difficoltà che ho nel capire il senso dell'esistenza, no? Però al tempo stesso lo voglio anche lascivo, molto lussurioso, veramente maialone, sì, così, prendimi così. N, non lo so, non lo so, ditemi, vuoi una cosa con la N che può essere un uomo, no? O con un orsotto potto teneroso, torniamo a dire, un po' di tenerezza, di affetto, no? E P però come porco, veramente maialone erotico che mi si sveglia con questo ormone incontrollato che mi prende in tutte le posizioni più strane, così. R come rompiscatole, perché certe volte anche il maschio è un tantino rompiscatole, no? Infatti è una S, è stronzone, certe volte si comporta male anche lui, eh? Noi ci avremo gli ormoni che girano durante il ciclo mensile, ma anche l'uomo, secondo me, ha le sue cose che gli girano, eh? U come unico. No, unicorno, lo penso sempre che decornifica, ecco, insomma, è unico, sei l'unico per il suo corazon, eh? E V come vigoroso, V come Mortensen, no? Che già questo nome dice, quando sei vichingo, sì, ma veramente con questa possenza carnal profonda, eccetera. La parola, la parola che più preferisce la donna, che l'uomo dovrebbe essere per lei, lo cervino, che si spalma ai suoi piedi senza dignità. Che però non è mica vero così, io sto dicendo per scherzare. Dopo aver detto questa serie di sciocchezze totali, da 1 a 10, me do 12 per le stronzate che vi ho detto, io vi voglio dedicare un pensiero per la Pasqua, non voglio essere blasfema, quindi lascio che ciascuno nel cuor suo mediti la cosa che più ci fa, ci dà pace in questo momento. Però vi invito a stare a casa, Natale con i tuoi, Pasqua con i tuoi, cioè non vi potete muovere di casa, stiamo tutti a casa, io a casa mia, tu a casa tua, io a casa mia, ognuno alla sua casa, no? Però vi dedico questa poesia amorosa, che non è in forma di limerick, perché non ci stava nella metratura, nella metrica, no? E quindi è una poesia amorosa, per dare la pace a questa... a queste dinamiche sempre un pochino battagliere tra uomo e donna, no? Poesia amorosa. Amore dei miei polpastrelli, ti sfoglio come un breviario, ti adoro e dedico parole, pensieri, opere e commissioni ogni giorno del calendario. Amore, se il mio libro di barzellette, a volte un po' vecchio alla Gino Branieri o come quelle dei carabinieri, ma mi stendi anche senza bollette. Amore, sei il mio libro di cucina, che ti impasterei come una focaccia dalla sera alla mattina. Amore, sei come una poesia, con poche parole mi fai sognare, mi porti via. Amore, sei misterioso e indecifrabile, come un libro in lingua straniera, che se chiedo a Google Traduttore io capisco, ti amo, ma tu mi hai detto, abbassami la cerniera. Mi auguro di star bene, hasta luego e buona Pasqua. Y gracias a todos y a todas. ¡A presto!